La Samba batte col classico risultato all'inglese di 2-0 il Nereto e incamera il quarto successo consecutivo, che però non le consente di fare grossi passi in avanti in classifica. Partita dignitosa invece per il giovane Nereto, che ha comunque tenuto bene il campo. Samba che vede tornare titolare il portiere Andrea Brandini dopo un lungo periodo in cui ha giocato Noflak, scelta dovuta al cambio di modulo. Infatti i rossoblù si schierano con 4-3-1-2 con Lisi dietro la coppia Cardella-Fall. Nereto con il 4-4-2 con ben 8 under in campo, anche se 4 sono nati nel 2000. Salta invece il ritorno dell'ex Davide Salvatore a Rivera per un problema muscolare avuto nel riscaldamento. Pronti via, e la prima conclusione è già al secondo minuto con un tiro di Capitan Lulli dalla distanza che viene deviato in corner da un difensore. All'ottavo sono ancora i rossoblù vicini alla rete con una doppia occasione. Lulli pesca in profondità Fall, che anticipa Palermo in uscita, palla che resta nell'area piccola, spazza la difesa neretese, ma Buono al limite appoggia Cardella, il quale tenta di girarsi per calciare ma viene fermato. L'azione continua con un tiro finale di Pica che Palermo blocca in due tempi. I ritmi non sono altissimi, con la Samba che cerca di trovare il varco giusto e gli abruzzesi che si difendono con ordine. Al 25esimo però il risultato si sblocca. Fall recupera una palla sulla tre quarti, Cardella la difende e appoggia, poi sull'esterno dove Frulla crossa. Lisi sul secondo palo di testa appoggia al centro dove Lulli, da buonissima posizione, insacca di sinistro in mezza girata. 1-0. Al 38esimo si vedono per la prima volta gli abruzzesi alla conclusione, con Malfetta che dal limite impegna Brandini a respinta in tuffo. Prima dell'intervallo è ancora Samba, con Fale che tocca per Cardella che ci prova, ma la conclusione è respinta, poi la difesa anticipa un possibile tiro di Fall. Ad inizio riprese è ancora il giovane Malfetta ad impegnare Brandini alla parata a terra. Il gioco scorre senza grosse emozioni, con la Samba che cerca il raddoppio senza grande convinzione. Si arriva al 29esimo quando Lulli appoggia per Lisi che conclude, ma Palermo blocca. 3 minuti dopo è ancora Lisi ad avere una buona occasione, ma il suo tiro di destro è strozzato e termina fuori. Al 35esimo bella azione al Boni Amoroso, palla a Thomas che crossa. Cardella è ben posizionato nell'area piccola, ma il suo colpo di testa è debole. Si arriva al 42esimo quando gli uomini di Alfonsi la chiudono definitivamente. In uno scontro di gioco rimangono a terra due giocatori, uno per parte, con l'arbitro che ferma il gioco col pallone che era tra i piedi della Samba. Alla ripresa il direttore di gara riconsegna il pallone ai rossoblù con Di Domenico Antonio che crossa verso il centro trovando la testa di Cardella, il quale insacca. Accenno di protesta della panchina neretese che si aspettava che il pallone venisse rigiocato verso la difesa e non in zona d'attacco. Prima della chiusura c'è il tempo anche per vedere il ritorno in campo di Angiulli, reduce dall'infortunio al piede che lo ha tenuto lontano per oltre 2 mesi e mezzo. Termina sul 2-0, una gara dove la Samb ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa un successo che comunque le consente di continuare la sua striscia positiva, mentre per il Nereto non era questa la partita dove poter cercare punti preziosi per una sempre più difficile risalita verso i play-out. Sì, ci poteva stare, lo sapevamo che nel percorso di crescita ci poteva stare anche di vincere una partita, magari non esprimendo tutte quelle che sono le potenzialità che questi ragazzi hanno. E era veramente molto importante oggi portare a casa 3 punti e abbiamo faticato un po'. Sapevamo che non sarebbe stata semplice perché loro sono bravi a difendersi, sono molto bravi organizzati a livello difensivo. Dovevamo aver pazienza per sbloccarla, ce l'abbiamo avuta, però ripeto, nel percorso ci può stare di non essere sempre brillanti o magari ci può stare, insomma, dai. Io sono, diciamo, io ho detto ai ragazzi di venire qua per cercare di fare loro la partita, di togliersi la soddisfazione di giocare in uno stadio dove magari nessuno ci ha mai giocato, di Doro. Quindi ho chiesto di divertirsi proprio, cercare di fare più punti possibili da ora fino a che ci sarà il campionato, sapendo le nostre difficoltà, la nostra posizione in classifica. Siamo venuti qua in maniera molto umile, sapendo di incontrare una squadra molto in salute, una squadra che secondo me farà benissimo nelle prossime partite. Ma c'è stato un episodio dove c'è stato uno scontro tra Cucchi e un altro giocatore, l'arbitro ha fermato il gioco,
noi abbiamo dormito un po', però quando poi l'arbitro con la palla in mano ha fatto ricominciare il gioco, uno si aspetta da sportivo che la Samp cominciasse la giocata come si fa dappertutto, da dietro, e quindi di riprendere il gioco normale. Quindi invece c'è stata una furbata di Domenico Antonio, che a mio avviso non servono fare queste cose, perché prima cosa macchiano insomma la società di appartenenza, perché non ha bisogno la Samnettese di vincere col Nereto facendo ste furbate. E poi lui non ci ha fatto sicuramente bella figura, tant'è che è venuto a chiedere scusa.